Ciao da Sound, io sono Fabio e oggi parliamo della Fender Vintera 50 Telecaster Mod. Ma guarda che colore, guarda che colore! Quella che ho in mano è una Fender Vintera 50 Telecaster Mod. Cosa vuol dire mod? Vuol dire che è la versione leggermente modificata dal punto di vista dell'elettronica e del manico. Questa chitarra, tutto sommato, è l'erede della Baja Telecaster, una chitarra favolosa che facevano in Messico ma progettata dal custom shop americano, che ha una caratteristica fondamentale che vi faccio vedere subito. 1, 2, 3, 4. Sì, 4 posizioni. Dopo andiamo a vedere che cosa fanno. Vi racconto questa chitarra, il manico è un bel pezzo d'acero, il cui spessore cambia. Al primo tasto è una U molto grossa, profonda, che diventa sempre più magro, quasi una C moderna, fino ad assottigliarsi sui tasti più alti. È molto bello, molto interessante, tra l'altro è verniciato satinato, è veramente godurioso. Si può dire godurioso su YouTube? Le meccaniche sono vintage, molto curate, molto belle, poi sono nuove brillanti. Il ponte è in stile tradizionale, con 3 sellette d'ottone, come dovrebbe essere per aumentare la risonanza. E naturalmente sono string through body, che vuol dire che escono dalla parte dietro, come deve essere una Telecaster. Sicuramente la cosa più interessante però sono i pick-up. Sentite cosa hanno fatto. Prima posizione è il pick-up al ponte, classico Telecaster. La seconda posizione è l'intermedia dei due pick-up. Adesso premo questo tasto. Cosa fa questo tasto? Manda in controfase il pick-up al manico e crea un'altra sfumatura sonora, un suono più di gola, adatto a fare quel mondo lì. Gancio. La terza posizione è il pick-up al manico, quindi il classico suono manico di Telecaster. Premendo il pulsante si manda controfase, ma alle nostre orecchie è identico. La quarta posizione è la magia di questo strumento, quella che già avevamo nella Baja Telecaster. I due pick-up suonano insieme, ma non in parallelo, bensì in serie, come se fosse un humbucker diffuso tra tutto il corpo della chitarra. E il suono è ovviamente più grosso. E si può anche mandare in distorsione. Anche in questo caso, premendo il tastino, cambio suono perché mandando in controfase uno dei pick-up il suono si modifica. Sentite com'è strano. Senza bottone. Col bottone. Uno strumento bello, interessante, sicuramente particolare. Avete già una Telecaster? Compratela lo stesso. Avete già due Telecaster? Compratela lo stesso perché vi dà dei suoni e delle opzioni in più. E se ho già la Baja? Avete già la Baja. È fatta meglio, ha dei colori più belli e il manico è satinato, in realtà quindi è più comodo. Compratela in ogni caso. Iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati per nuovi video.